Vai. Allora, dall'ultima vittoria in trasferta a Teramo, fine ottobre, da quella partita lì giocate due partite in trasferta solo, sui campi imbattuti, Reggiana e Chiavari. La squadra più a lungo imbattuta dopo le due che non ha ancora perso è la Carrarese, che non perde in casa dalla prima giornata. Insomma, questo per dire quanto possa essere difficile, non la partita di domani su un altro campo, anche a livello logistico particolare. Sì, hai detto bene, contriamo una squadra che ha 20 punti in classifica, ne ha conquistati 15 in casa, è chiaro che nel loro campo stanno facendo un ottimo percorso, siamo consapevoli, ma nonostante questo, come siamo andati a Reggio e a Chiavari per provare a fare il massimo, a portare a casa il massimo, andremo a Carrara a fare la stessa identica cosa, a provare a fare la stessa identica cosa. Allora, è una squadra che secondo me da metà campo in su ha grandi qualità, molto bravi nell'uno contro uno, sono rapidi, veloci, e hanno molte possibilità diverse nella fase offensiva e chiaro che rispetto a come giochiamo noi normalmente dovremmo stare attenti a non concedere troppe ripartenze perché hanno una caratteristica che potrebbe esaltare le loro qualità. Sul sintetico potresti trovare qualche difficoltà in più? Guarda, è difficile da dire, onestamente, dai, nell'ultime due settimane stiamo lavorando anche noi sul sintetico, gli allenamenti, quindi credo che più o meno ci stiamo un pochino abituando. L'unico problema che posso dare ai sintetici è che sono tutti diversi, uno diverso dall'altro, è questo che è. E quindi, per dire, quello di Teramo rispetto a quello di Chiavari sono due campi completamente diversi, quindi è più che altro capire se sia un campo molto veloce oppure no, però per il resto bisogna adattarsi e credo che non andrà a condizionare il risultato, perché a Teramo, per dire, abbiamo fatto una grande prestazione e a Chiavari no, ma non è, sicuramente non è stata data la differenza dal campo sintetico. Settimana, non dico tribolata, ma un po' più difficile nella gestione, cioè io parlo del campo naturalmente, perché credo che tu possa rispondere a tutto di quello. Cioè, hai avuto qualche piccolo problemino? Fisico? Sì. Nel senso che abbiamo avuto qualche problema di troppo, Rigoni, questo problema che aveva la schiena, alla fine si è tramutato in una piccolissima lesione muscolare, e quindi l'abbiamo perso. E tanto era una cosa che si portava dietro da un pochino di tempo e probabilmente è andato in sovraccarico. Poi il problema di Caturano lo conoscete, che è nato a Chiavari con questa distorsione, stiamo cercando di fare il massimo per recuperarlo, e si è aggiunto Gonnelli che giovedì mattina, facendo una cosa veramente banale, uno stop e un passaggio, ho sentito un piccolo fastidio muscolare. Sembra che non sia assolutamente nulla di grave, la speranza che martedì ricominci con la squadra, però è chiaro che quando si parla di problemi muscolari è meglio non rischiare per non perdere il giocatore per un paio di mesi, quindi la speranza di perderlo solo domani. Sempre alla coscia? Sì, dietro al flessore. Rigoni la schiena? Ah, quindi proprio... Sì. Niente Catturano? Sì, e poi si è aggiunto Brambilla, che ha un piccolo fastidio anche lui al soleo. L'abbiamo gestito un paio di giorni, stamattina tra l'altro era molto freddo e insomma non abbiamo rischiato, anche perché i suoi feedback erano abbastanza negativi sul dolore. E quindi, dai, lo teniamo fermo fino a lunedì, e martedì anche lì si spera che torni in gruppo. Quindi quattro assenze, insomma, sicure, giocatori che non partono, però poi torniamo al discorso che hai una rosa abbastanza malleabile, no? Diciamo, cioè ci puoi mettere le mani e hai fatto e continuerai a farlo. Sì, sotto questo punto di vista ormai credo che sia la caratteristica che ha questa squadra, nel senso che possiamo cambiare. Non solo
cambiare i calciatori, ma cambiare anche il modo di stare in campo rispetto alle caratteristiche di questi ultimi. E quindi credo che la cosa ci accompagnerà un pochino per tutto il campionato, cambiando il risultato o comunque la prestazione non è mai cambiata, e quindi dovremo essere bravi a coltivare questa, che poi per un allenatore è la cosa migliore, coltivare questa possibilità di scegliere veramente ogni settimana dentro una rosa di 20 calciatori. Sabato scorso eri piuttosto, posso dire, non so, avevi tantissimi dubbi, insomma, no? Sì, avevo tantissime scelte. No, chiaramente quando si riducono le possibilità si riducono anche i dubbi. È chiaro che ce ne sono meno di settimana scorsa, mio malgrado, e quindi ho le idee un pochino più chiare. Poi dentro queste idee chiare ci sono un paio di possibilità che vanno a variare sempre anche rispetto al solito discorso dell'under. E adesso senza Gonnelli, diciamo, un problema dell'under l'ha risolto, in difesa o meno. Sì, è chiaro che quello di Mulè probabilmente è quello che abbiamo utilizzato di più, però davanti Tonino ha fatto molto bene domenica, è chiaro che grazie alle sue prestazioni mi fa pensare. Potresti anche usare 4 all'inizio? Potrei, anche 5 potrei, nel senso si può tutto. È chiaro che cerco di mantenere un equilibrio nelle scelte, una coerenza sempre logica, perché se vi mettete nei panni di un vecchio che gioca magari un pochino meno causa regolamento under, quando mancano i vecchi li giocano più under, diventa magari indelicato nella gestione. Secondo il mio punto di vista credo che la coerenza da portare avanti sia la cosa più, ecco, che premia di più. A proposito di gestione di centrocampisti, ti faccio due nomi: Ardizzone e Verdi, no? Sono usciti dalla partita in modo diverso, la partita lunedì, ma intendo. Ardizzone ha già detto quello che doveva dire, immagino, ti chiedo un'opinione, visto come l'avrei visto, immagino sereno dopo questo piccolo incidente. Allo stesso tempo Verdi viene, insomma, da una settimana non banale, via. No, beh, chiaro, per ora. Cioè, la favola Verdi è bellissima proprio per tutto quello che c'è dietro, non tanto per quello che sta facendo quest'anno, secondo me, che sta facendo cose sicuramente importanti, ma la magia che si porta dietro è il percorso. Cioè, io tutte le volte che rivedo il post che ho visto tempo fa con le figurine da piccolissimo, con le magliette diverse, con le sponsorizzazioni diverse, ma lui sempre sta faccina che cresceva, insomma, e arriva a fare gol nel suo stadio, e dai, è qualcosa veramente di bello, bello. Secondo me in questi momenti, in particolar modo in questi ultimi 2 anni, insomma, che ci sono stati tantissimi problemi, sono quelle favole che portano un pochino di magia, che fa solo del bene, questo sicuramente, ed è piacevole. Per quanto riguarda Ardizzone, no, ma per quanto riguarda Ardizzone invece ti dico, tanto tranquillo non era fino a martedì, perché sono situazioni che sbagliate, prima cosa, purtroppo succedono, e quando ti succedono, mi permetto di dire ti succedono perché sono successe anche a me, stai sotto un treno, cioè le ore successive dai, hai un peso sullo stomaco enorme, perché ti rendi conto che si creano quelle dinamiche antipatiche dove uno non ci sarebbe mai voluto entrare, perché non c'è premeditazione, c'è quell'istinto e quella tensione della gara che ogni tanto ti fa fare una cazzata. Dopo che si è liberato spiegandosi, dai, dopo l'ho affrontato la settimana normalmente. Ascolta, 2 altre parole sulla Carrarese, anche per lui, che partita ti aspetti, al di là di quello che hai detto dopo. Allora, mi posso aspettare 2 partite diverse, nel senso che loro in casa a volte sono stati molto aggressivi sull'avversario, in altre partite invece hanno un pochino aspettato un po' di più l'avversario, quindi dovremo capire che strategia avrà adottato l'allenatore per venire a prendere noi. Sto leggendo qualche intervista, sicuramente ci sta studiando, e rispetto alla strategia che sceglierà, noi dovremo avere un atteggiamento diverso. Siamo abituati ad affrontare tutte e due le situazioni, sia squadre che ci aspettano, squadre che ci vengono a prendere forte. Dovremmo essere bravi a non esaltare
la strategia che sceglierà la Carrarese e a esaltare le nostre. Detto questo, sarà fondamentale, determinante per quanto riguarda il risultato, non regalare spazi a questi velocisti che hanno davanti o comunque dribblomani che sono bravi nell'uno contro uno, è una cosa che, una caratteristica che hanno in molti giocatori nel parco attaccanti della Carrarese. Sì, hanno credo 19 o 20 gol, abbiano segnato. Segnano tre testi. Sì, numeri identici a quelli che aveva Montevarchi. Sì, 19-26, però non una partita in meno. Sì, non sono neanche pochissimi per una squadra che ha 20 punti, 19 gol segnati, però hanno tanti giocatori diversi che possono creare superiorità numerica e noi dovremmo essere bravi a tenere botta nell'uno contro uno e poi a valorizzare insomma, il nostro sistema di gioco o comunque la nostra mentalità. Hai mai marcato il mentale? Purtroppo sì. No, sempre no, però è chiaro che uno che fa il capocannoniere in Serie A per credo un paio di stagioni forse, che per tanti anni segna così tanto, è sempre stato un cliente difficilissimo da affrontare. Poi anche per le caratteristiche che aveva rispetto a me, insomma, preferivo altri avversari, diciamo così. Da allenatore invece è la prima volta? Sì, credo sì, anche perché credo che lui abbia cominciato lo scorso anno col subentro, vero? Sì, è la prima volta. Hai guardato la rassegna stampa in questi giorni? Sì. Che ti arrivano? Sì, marzo, sì, no? Sì. Ecco, a differenza rispetto a una settimana fa, magari sono uscite cose sì, più specifiche, eccetera. No, sembra la risposta mia settimana scorsa che fosse stata politica la mia risposta, ma assolutamente non era così. E quindi il fatto che sia uscito sui giornali probabilmente c'è qualcosa di vero, ma non è uscito niente dalla mia società, quindi io non posso commentare articoli che non hanno commentato neanche i miei dirigenti, quindi credo che sia un argomento della società e quindi rispetto a, io devo considerare quello che la società condivide con me, che sì, ma si mette onestamente, siamo talmente dentro le cose che chiaro che sia passato, ma per ora si tiene sull'ironia, nel senso su un niente si di documenta, sì, ma niente, cioè non sulla preoccupazione, anche perché come ti dicevo cioè quello che ci dà a noi la realtà sono le comunicazioni della dirigenza. E assolutamente noi ci arrivano, cioè, non ci arriva nulla, nel senso nulla di nuovo, cioè continuità del lavoro, continuità del percorso, delle prestazioni e basta, quindi c'è molta serenità sotto questo punto di vista. Poi adesso l'ultima, hai questo mini tour de force, questo piccolo, insomma, poi da domani, no, gli ultimi, sono sempre partite un po' particolari, soprattutto lo sarà forse quella di Gubbio, tra l'altro un'altra trasferta, una squadra che è come la Carrarese in casa, meno male che non perde, esatto, mai. No, quindi è chiaro che questo finale di girone, insomma, ci ha messo alla prova con squadre, secondo me, d'alto livello. E quindi ti dico, ci stiamo comportando bene, vorremmo provare assolutamente a finire anche meglio. Cioè le aspettative sono sempre quelle. Adesso siamo pronti per la partita con la Carrarese, poi avendo 7 giorni, cioè una settimana piena prima di Siena, sono abbastanza sereno. Poi è chiaro che dal venerdì prima di Siena al mercoledì di Gubbio ci sarà un pochino più di compressione di situazioni, però sotto questo punto di vista sono tranquillo perché la squadra è sempre arrivata alle partite bene e le ha affrontate bene, quindi vorrò solo vedere che questo atteggiamento si ripeterà anche domani fin dal primo minuto.